Monica, allora oggi siamo all'interno di uno dei centri di medicina estetica più all'avanguardia di Roma e siamo qui proprio perché vogliamo scoprire insieme quali sono le tecniche migliori, insieme a degli strumenti di ultima generazione, per poter ringiovanire la pelle, rinfrescarla e farci apparire tutti più belli. Quale momento migliore se non adesso che stiamo per iniziare le vacanze natalizie? E allora io sono in compagnia della dottoressa Sara Tambone, che è dermatologa della LILT, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori di Roma. Buongiorno e ben trovata e soprattutto grazie per l'ospitalità. E ringrazio anche la signora Barbara che ci sta facendo oggi da modella. Perché, dottoressa, allora lei ci farà vedere oggi due laser che sono veramente di ultima generazione e che servono a che cosa? Ce lo spieghi? Allora, certamente entrambi i laser di cui vi parlerò oggi sono dei laser che agiscono sul ringiovanimento cutaneo, quindi entrambi ci consentono di avere una riduzione delle piccole rughe cutanee e sicuramente ci consentono di migliorare la texture del viso, consentendo di illuminare l'incarnato e dare un effetto sicuramente di fotoringiovanimento per entrambi. E quindi, dottoressa, qui abbiamo il primo macchinario, il primo laser. Ci fa vedere come funziona e quindi a che cosa serve? Certo, allora, intanto ovviamente bisogna mettere guanti e occhiali per proteggerci e prendiamo il manipolo che ha, come potete vedere adesso, delle diverse tips, quindi dei distanziatori che ci consentono di agire a livello del derma a diverse profondità, quindi per simulare il collagene a diverse profondità. Quindi sono le punte che si sono cambiano? Sono le punte, questa è la punta grigia, abbiamo anche la punta viola, la punta blu che ci consentono, in base poi alle diverse colorazioni, di sapere in che punto del derma noi stiamo agendo nella stimolazione di collagene. Vanno usate tutte quante durante il trattamento. Il trattamento viene effettuato puntando il manipolo sulla cute, facendo una leggera pressione, ed andando ad agire proprio sulle rughe. Quindi è come se l'accarezzasse. Sulle quali, sì, sì, è un trattamento molto, molto bello, molto piacevole anche per i pazienti. Quindi non è né doloroso e non, che tipo di effetto di sensazione provoca sulla pelle? Non è assolutamente doloroso, anzi è molto piacevole. Quello che può succedere è appunto avere una leggera sensazione di pizzicore, ma insomma non è neanche molto frequente, è anzi un trattamento molto, molto delicato e molto piacevole. E la seduta, dottoressa, quanto dura? Così diamo un'idea anche ai nostri telespettatori. Sì, la seduta dipende dalle zone che dobbiamo trattare. Ovviamente con questo macchinario noi possiamo trattare tutte le zone in cui sono presenti segni di invecchiamento cutaneo. Quindi oltre al viso possiamo trattare anche il collo, il décolleté e il dorso delle mani. In base al trattamento, in base alla zona, la durata varia da un'ora a 45 minuti, un'ora a un'ora e mezza. Quindi in base, più tardi di un'ora e mezza. Anche se questo è un laser che possiamo effettuare anche d'estate perché non è fotosensibilizzante, quindi il paziente può anche effettuare il laser nelle giornate di sole, però è sempre bene, buona norma, applicare una protezione solare. Proteggere la pelle. Senta, dottoressa, ma i primi risultati si vedono subito, cioè è una cosa immediata oppure bisogna fare più sedute? Allora, già i primi risultati si vedono dopo la prima seduta. Questo è un macchinario che noi definiamo il lifting della pausa pranzo, quindi dopo la prima seduta già vediamo un miglioramento della texture della cute che è anche più luminosa. Ovviamente più sedute si fanno il risultato è più bello e dura sicuramente di più. Di più. Al momento noi ci ripreparamo, ti ridò la linea Monica, quindi ci vediamo più tardi e approfondiamo questo secondo laser che ha dei risvolti molto interessanti anche sulle smagliature e le cicatrici. So che le nostre telespettatrici apprezzeranno. Ci vediamo tra poco, più tardi. A dopo. Allora, ben ritrovati, noi siamo qui nel centro di medicina estetica insieme alla dottoressa Sara Tambone, che è dermatologa della LILT appunto di Roma. Nel primo collegamento vi abbiamo fatto vedere un macchinario che serve appunto a ringiovanire la pelle, a togliere gli inestetismi che nessuno di noi vorrebbe, i segni del tempo purtroppo continuano, e ora vi facciamo vedere anche un secondo macchinario, giusto dottoressa?
stessa. Questo che cos'è e soprattutto appunto vediamo come funziona. Certo, questo è un laser diverso rispetto al precedente che era un co-switchato, questo invece è un macchinario in cui abbiamo due laser combinati, il CO2 e l'erbium. Il CO2 consente di andare ad agire con un meccanismo ablativo, quindi formando delle crosticine sulle rughe un pochino più profonde, sulle rughe sottili e anche sulle cicatrici. L'erbium invece è un'altra tipologia di laser che riscalda a livello del derma e quindi stimola la produzione di collagene. Per vedere come funziona, indosso gli occhiali anche io, perché ovviamente lo facciamo in diretta, quindi lo vedete insieme a noi. E quindi io indosso i miei occhiali e iniziamo subito questo trattamento sulla paziente. Che cosa ci fa vedere? Iniziamo un trattamento che si chiama soft lift. Il trattamento si effettua posando il manipolo sul viso e si passa su tutta la superficie. Quindi anche in questo caso, come nel caso del primo trattamento, stiamo vedendo che è soltanto neanche appoggiato, è come una specie di carezza che viene fatta. Sì. Alla guancia in questo caso? Assolutamente sì, a differenza però dell'altro manipolo, dell'altro laser, questo è un pochino più fastidioso, diciamo così, proprio perché va ad agire a livello del collagene con un effetto termico. Allora, invece dottoressa, adesso lo stiamo vedendo appunto sulle guance, quindi sulle rughette del viso, ma se invece ci trovassimo ad avere una smagliatura, purtroppo ci sono, e qualche cicatrice, anche quelle ahimè ci sono. Come si può intervenire? Questo laser ci aiuta anche in questo caso? Certo, questo laser ci aiuta anche nel caso di smagliature e cicatrici, però il protocollo è diverso. Lo possiamo vedere sulla paziente perché certo. Sempre la signora ci presta il suo braccio. E quindi... Lo possiamo provare, certamente. Allora, in questo caso andiamo a trattare una cicatrice del braccio, che è la classica cicatrice molti hanno, e andiamo a selezionare proprio il protocollo in cui abbiamo le cicatrici. Anche in questo caso posizioniamo il manipolo sulla cicatrice e andiamo ad effettuare il trattamento. I risultati anche in questo caso quando si vedono, noi abbiamo anche un prima e un dopo che lei ci ha fornito. Questi risultati appunto come li possiamo vedere? In quanto tempo? I risultati si vedono già dopo il primo trattamento, sicuramente c'è un miglioramento delle cicatrici, c'è un miglioramento delle smagliature subito dopo il primo trattamento. Ovviamente anche in questo caso il risultato migliora aumentando il numero delle sedute, quindi non c'è un limite massimo di sedute che possono essere effettuate, se ne possono certo, fare più diverse. Se ne fanno, e sicuramente più risultati il risultato è sempre abbiamo. Migliore. Intanto io la ringrazio anche la paziente, ci vediamo più tardi per i saluti finali. A te la linea, Monica.